buongiorno a tutti. È la prima volta che vengo ad Empoli, neanche sono mai venuto a vedere la Lazio. Mi chiamo Alessandro Di Battista, adesso sono un vostro dipendente in Parlamento, voi siete i miei datori di lavoro. E... ho pagato lo stipendio perché siete il datore di lavoro di tutti i parlamentari, no? E ho lavorato diversi anni nella cooperazione internazionale, ho vissuto in Congo, in Guatemala, mi occupavo di progetti di sviluppo, di microcredito, di attività produttive, e, ho girato molto l'America Latina, ho fatto anche il reporter, ho fatto qualsiasi tipo di lavoro. In Amazzonia prendevo da una barca, prendevo i maiali e li buttavo fuori dalla barca, è più o meno lo stesso lavoro che proviamo a fare adesso in Parlamento. Andiamo avanti, quindi ritorniamo un po' su cose più serie. Io una serie di domande comunque ti volevo porre, quindi... Certo, certo. Qual è stata l'evoluzione dell'immagine dell'Italia all'estero, in particolare tra i partner europei negli ultimi anni? Ah, interessante. Io in Europa ho vissuto un po' in Portogallo, ho vissuto soprattutto in America Latina. Vi dirò un aneddoto. Mi trovavo in Bolivia, nella cordigliera del Surlipes, che è una cordigliera che si trova al confine con il Cile al sud, è bellissima, ci sono le lagune del colore, sono posti stupendi, però per arrivarci è un delirio, giorni di jeep, poi lama, asini, quindi per arrivare mi ricordo in un villaggio aymara, quindi indigeno, tipo 3-4 giorni ci sono arrivato, ho preso sto lama, mangiavamo la carne secca, dopo giorni di cammino si arriva sul cucuzzo della montagna con questa comunità aymara, e mi dicono: dove sei? Italia? Bunga bunga, ve lo giuro, gli aymara, come bunga bunga, per Berlusconi, cioè praticamente abbiamo dato per colpa di questo berlusconismo indecente, e a mio avviso, io che ho sempre votato a sinistra, per colpa del falso anti-berlusconismo di questa sinistra più sbecera, perché sono peggio. Almeno quelli di Forza Italia te lo dicono in Parlamento, io sto qua per farmi i cazzi miei, te lo dicono. Complimenti, me li so fare bene, verissimo. Ti dicono così, cioè, la De Girolamo loro, ma sono molto più nella loro disonestà, sono più onesti. Non come quelli di sinistra del PD che ti danno la pacca sulle spalle e ti chiamano compagno e regalano i miliardi di euro alle banche private. Oh. Per cui il PD è peggio di Forza Italia, è peggio. Perché l'ipocrisia, cioè, ti prende in giro, per cui ti, per esempio, Scigati è uno dei peggio, secondo me, è più pericoloso, perché fa ancora credere a qualcuno che vota PD, no, ma il PD è una roba di sinistra, capisci? Cioè uno dice no, però Scigati dice cose giuste, ho capito che dice cose giuste, pure Berlusconi diceva cose giuste, ma poi vota uno schifo. Però ci sta comodo. Ci sta comodo, certo. Berlusconi dice 1,5 milioni di posti di lavoro, io sono d'accordo, 1,5 milioni di posti di lavoro. Però sappiamo che Berlusconi ci prendeva in giro totalmente. La stessa cosa è il PD, però peggio, perché sono più bravi a prenderti in giro. Ho appena fatto colazione. Allora, scusate. Poi mi hanno dato 25 giorni per quella cosa con Speranza, cioè neanche Borja Valero gli hanno dato. Lo sapete che coi 5 giorni che abbiamo preso, che ho preso anche insieme a Massi Martini per essere saliti sul tetto a difendere la Costituzione, più 25 di adesso, 30 giorni lavorativi in un anno di parlamentari, io sono il parlamentare più sanzionato della storia della Repubblica. Bello che loro sanzionato gli fanno l'applauso. Cioè mi sono letto stenografici in cui ex comunisti prendevano le sedie e le davano in testa ai ministri. Cose assurde, un giorno di sanzione a me, perché ho impedito a Speranza di parlarle, ho impedito di mentire. Esatto, perché siamo onesti. Massimo è vicepresidente della Commissione Difesa alla Camera dei Deputati. Ciao ragazzi, buongiorno. Ve l'avevo detto, era più bello. Grazie Massimo, sei gentilissimo, ma veramente sono peggiorato in un anno di 20 anni. Cioè se ne ragionava quest'anno rispetto all'anno scorso, era più freddo a Empoli. Si fece la campagna elettorale in piazza, ci sarà stato meno 20, c'era un freddo, si moriva, c'è una partecipazione enorme. Io sono felicissimo di vedere questa partecipazione, perché in un anno questo messaggio porta in piazza di domenica, invece di dormire la gente è qui a sentire parlare di politica, e questo è bellissimo, a Empoli, grazie.
Tra l'altro vorrei informare i nostri parlamentari che oggi ci sono anche le primarie del PD a Impoli. E tra l'altro gli è stato chiesto un euro anche per le primarie del PD. Giusto. Quindi andando avanti, dicevo, qual è il peso dell'Italia alle organizzazioni internazionali come ONU, OCSE? E questa domanda è molto interessante. Il problema è il conflitto di interesse su tutto e in tutto. Guardate, rispetto al caso dell'Ucraina, della Russia, io non voglio entrare. Rispetto all'Ucraina, alla Russia, quello che sta succedendo in questi giorni, un errore grave che si può commettere è quello di tentare di voler parteggiare. No, però Putin c'ha ragione perché in Crimea al 90% sono russi e poi era russa e gliel'ha regalata Khrushchev all'Ucraina. Oppure, ma che dite? Putin è un dittatore e sta cercando di conquistare l'Ucraina, ha violato il diritto internazionale. Tutte cose vere. Tutte cose... Vabbè, lui non è d'accordo, legittimo. Va bene. Poi dopo parlo. E io non ho detto che esattamente questo è sbagliato oggi, da italiano, il parteggiare, il dover entrare in questo senso nel merito, dover prendere una posizione da partito preso. No, il dato significativo è che l'Italia in ambito internazionale non conta più nulla e che non può far nulla perché è in mezzo a due imperialismi enormi. L'imperialismo delle sette sorelle del petrolio, e che poi chiaramente la NATO porta avanti questi interessi e noi facciamo parte della NATO, quindi, e dall'altra parte l'imperialismo della Russia, che attraverso accordi vergognosi con Berlusconi, con Gazprom, con Scaroni, con l'ENI che un tempo era un ente nazionale e che era riuscito anche a darci la sovranità energetica attraverso accordi che andavano oltre le sette sorelle, è per quello che Enrico Mattei l'hanno ammazzato. Siamo invece in mezzo come un vaso di coccio tra due vasi di ferro, e se tu non hai sovranità energetica non conti nulla dal punto di vista internazionale, perché non hai delle armi diplomatiche che ti consentano, qualora tu reputassi che Putin sta violando del diritto internazionale, o qualora tu reputassi che gli Stati Uniti, e l'hanno fatto migliaia di volte, violano il diritto internazionale, non hai possibilità di affrancarti e di portare avanti una politica diplomatica, una politica estera autonoma, perché sei costretto, cioè sei suddito di imprese che ti danno l'energia, o il gas o il petrolio. Per cui uno Stato serio, dal punto di vista della politica estera, investe nella sovranità alimentare, energetica, politica, anche monetaria, anche bancaria, perché se uno Stato è sovrano, un popolo è libero, è semplice. In questo senso non contiamo nulla, nulla. Aggiungo una cosa al volo, una cosa importantissima sul peso dell'Italia è le persone che vengono nominate nelle varie posizioni. L'Italia ha recentemente perso l'Under Secretary General delle Nazioni Unite, che era assegnato all'Italia, perché gli ultimi tre Under Secretary General sono stati uno più criticato dell'altro per ragioni varie, ma tutte persone nominate perché amici, il cugino, il fratello dell'onorevole, che ovviamente poi hanno fatto tutto fuorché gli interessi del paese. L'Italia è uno dei principali partner commerciali dell'Ucraina. Quando c'è stato le discussioni in Ucraina sono partiti l'ambasciatore polacco, quello in tedesco e quello francese. Gli italiani stavano discutendo chi sarà il prossimo ministro degli esteri e hanno nominato una compagna di partito, oggettivamente. Purtroppo anche questo influisce. Le persone che vengono nominate danno il tono dell'immagine dell'Italia, dell'importanza dell'Italia nei tavoli delle trattative, e spesso nel nostro paese si nominano gli amici. È tutto ruota, ce ne accorgiamo anche in Parlamento, anche rispetto alla tua determinazione. I risultati che otteniamo li otteniamo sempre calcando la mano, alzando il tiro, minacciandoli, non fisicamente, ma di farli lavorare il sabato e la domenica o a Capodanno. Noi questo facciamo. Il giovedì qualcuno ci manda le soffiate davanti al guardaroba dove si vanno a lasciare le giacche. C'è il posto dove vengono messi tutti i trolley con i vari nomi: Franceschini,
Fioroni, la Russa, pronti per partire. E quello è il momento in cui andiamo a dire oggi si fa ostruzionismo. Ve lo giuro. Il delegato d'aula del PD, come oggi giovedì ostruzionismo? Sì, giovedì ostruzionismo. E quanto dura? 3-4 giorni. Allora ti dicono, che volete? Che passano questi emendamenti? No, no, questi sono troppi. Ostruzionismo. Cosa devi fare? Devi alzare il tiro, il ricatto di fare lavorare. Ti ricordo che a Capodanno gliel'abbiamo detto. O abolite quella porcata di punire i comuni che lottano contro le slot machine, oppure passate Capodanno in aula e comprate cotechini e lenticchie. Questo è l'esempio di uno Stato con gli attributi, cosa che non abbiamo dato rispetto ai Marò, pur avendo anche delle armi. Perché se tu avessi fatto diventare quella questione non italiana ma europea, minacciando di uscire l'indomani dalla missione in Afghanistan, noi tra l'altro siamo contrarissimi a quella guerra becera, aumenti il tuo potere contrattuale. Se invece uno Stato si inizia a piegare, pensate, questa Repubblica è nata dalla trattativa Stato-mafia, una trattativa provata. Non è stata la mafia a venire a chiedere qualcosa allo Stato, no, è stato lo Stato a chiedere qualcosa alla mafia. Nasce tutto, è interessante, voglio farvi capire quanto o c'è determinazione, anche per quello non siamo così duri e intransigenti in quel palazzo, o c'è determinazione oppure ti fregano. Ci fu un processo famoso, il maxi processo di Falcone e Borsellino, che per la prima volta arrivò a sentenza definitiva in Cassazione e vennero condannati 416 mafiosi, vennero dati centinaia e centinaia di anni di carcere. Fu la prima volta, tra l'altro, che il giudice in Cassazione non era il giudice Carnevale, l'ammazza sentenze, credo sia ancora vivo, un giudice che riuscì a salvare chiunque. Fratelli Greco rispetto all'omicidio di Rocco Chinnici, Tano Badalamenti rispetto al mandante dell'omicidio di Peppino Impastato, salvava tutti, lo chiamavano l'ammazza sentenze. Ha salvato anche un deputato, Luigi Cesaro di Forza Italia, detto Gigino Purpetta, l'autista di Raffaele Cutolo, e che ci siede a me a Massimo a 10 metri di distanza. Tra l'altro non sa parlare l'italiano, è stato anche parlamentare europeo. Infatti dissero, capisco che magari non tutti sappiano l'inglese in Europa, però meno l'italiano, il parlamentare italiano. C'è un video, scrivete le perle di Gigina Pulpetta. Si ride per non piangere. Ecco, questo giudice Carnevale fu, diciamo, non si occupò del maxi processo perché Falcone ebbe la genialata di dire a Martelli, allora ministro della giustizia, facciamo roteare i giudici. Si arrivò a processo, a sentenza, e vennero giudicati e colpevoli mafiosi. E lì la mafia si inizia a vendicare. Come? Ammazza Salvo Lima, la prima cosa. Vi ricordate, a Mondello, io ero ragazzino. Inizia quindi ad alzare il tiro la mafia. E la politica, lo Stato, per paura, anziché distruggere il fenomeno mafioso, va a parlarci e gli dice che cosa volete. Per finire le stragi. Nel momento in cui tu vai da una persona e dici che cosa vuoi per far finire le stragi, quella persona fa nuove stragi immediatamente per aumentare il suo potere, perché dice lo Stato è debole, anziché finircela con queste stragi, facciamone altre 2-3, così si cagano ancora più sotto e ci danno ancora più quello che noi vogliamo. E è stato immediatamente dopo aver intrapreso la trattativa, mettendo come intermediario Vito Ciancimino, l'ex sindaco di Palermo, che la mafia ha fatto le stragi in via dei Gergofili a Firenze, dove sono morti i ragazzini, a Roma e a Milano. Vedete quanto l'intransigenza e la durezza conta a livello internazionale, in politica nazionale, con la mafia, contro questi gruppi criminali e in Parlamento nei confronti di questa gente. O sei così determinato, duro, oppure perdi credibilità. O il Movimento 5 Stelle si mantiene in questo modo, coerente, perché la coerenza è un valore, oppure si squaglia in 448, come si è squagliato lo Stato italiano di fronte alla mafia. O come si è squagliato la Farnesina rispetto al caso Marò, che sarà complicata la soluzione, probabilmente si risolverà dopo le elezioni in India, probabilmente, perché poi è stato preso a pretesto anche da partiti nazionalisti indiani, lo stato del Kerala è uno degli stati maggiormente nazionalisti, per criticare il governo che comunque ha fatto sì che due militari stranieri ammazzassero due pescatori che sono vittime, quanto le famiglie dei Marò e quanto i Marò stessi,
non ci dimentichiamo, sono morti pure due pescatori, magari anche per criticare la Sonia Gandhi che ha origini italiane. Vedete come purtroppo anche questo si instaura nella politica internazionale. Quindi noi riteniamo che subito dopo le elezioni indiane probabilmente il caso Marò si risolverà e Renzi dirà che l'ha fatto lui. Allora, merito mio, vi dicevo, manca anche una stampa che non controlla il lavoro dei parlamentari. Entrare in Europa per noi è così importante perché di incontri come li stiamo facendo oggi noi, in questo preciso momento in tutta Italia, i nostri colleghi fanno agorà su agorà in ogni posto d'Italia a mandare informazione. Pensate quanto come popolo italiano stiamo crescendo rispetto alla nostra consapevolezza. Quando mai sapevamo che cosa fosse l'articolo 138, la differenza tra un emendamento e un ordine del giorno, il decreto di Banca d'Italia, tutti interessati a questioni così importanti? Questo è già un obiettivo raggiunto dal Movimento 5 Stelle. Lo otterremo anche con le elezioni europee, mandando persone che saranno i nostri dipendenti e che devono renderci conto, devono venire poi qui in piazza a raccontare quello che succede nelle commissioni, perché qualcuno sa che cosa succede in Europa nel Parlamento Europeo e nelle commissioni del Parlamento Europeo? Non sappiamo nulla, nulla. E quando vengono invitati i parlamentari, la Comi, chi altro c'è di parlamentare europeo? Salvini, l'ex sindaco di Firenze, come si chiama? Domì, sì. E vengono in questi talk show, non è che gli fanno una domanda sul loro mestiere, eppure guadagnano 18-20 mila euro al mese. E sono sempre i nostri, eh sì, guadagnano così. Borghezio, esatto, viene, che fa? Viene, pulisce un treno perché c'è un nigeriano, cioè questo fa quella quello schifo di persona. Cioè, non so, il problema è l'informazione. Dovete andare in televisione di più. Fatti chiara amicizia lunga. Noi in televisione ci stiamo andando, tra l'altro il gruppo parlamentare, Massimo pure tu ce ne andi un po' di più, glielo dico, glielo ho detto mille volte. Quel dito, perché tu non lo so quello che vuoi dire, già ti si vede la faccia del TV, le vecchie che non vedono, che non capiscono, basta! Oh, ma non è che poi ci vediamo, mi devo vestire da cangurotto e devo andare a buona domenica, faccia te! Ieri ad Alessandro, no, di Piazza Pulita gli ha fatto, mi dici che ne pensi dei Job Act di Renzi? L'hai letto, mi fa. L'hai letto e lui gli ha fatto no, non l'ho letto perché non c'è niente di scritto. Come faccio a aver letto qualcosa che non esiste? Esiste due parole, job e act, e basta. Io gli ho chiesto alla giornalista, ma lei l'ha letto? Lei no. E perché lei? Perché non esiste. Ha risposto lei a me, l'hanno ripreso tutti, infatti vediamo se andrà in onda, comunque verrà. Allora, televisione viene dal greco, significa vedere da lontano, noi invece vogliamo vedere da vicino. Ascolta, poi me lo dici a me, io ci sto andando ogni tanto, ma nel modo giusto. Non potete pretendere che stiamo sempre in televisione come hanno fatto quelli che stanno in TV perché non stanno in Parlamento. Ma che volete? Pagare per stare in Parlamento o per stare in televisione? Allora, ci andiamo nel modo giusto. Tra l'altro, meno ci andiamo e più aumenta il nostro potere contrattuale, perché questi che fanno l'audience con Gasparri, che non se lo vede manco la madre Gasparri. È così, iniziano anche a fare l'audience se si... Ho visto che vi invitano gli attivisti, magari beccano uno che manco è stato mai attivista, c'ha la spilletta 5 Stelle, va lì ospite in prima serata, invitano sempre Martinelli, che è uno che abbiamo sì mandato via dal gruppo comunicazione perché non era secondo noi all'altezza, e lo invitano adesso come ideologo del movimento. Stanno disperati, stanno alla canna del gas. Matrix fa il 10% di share solo se parla di Morandi, se parla di politica fa il 4%, stanno disperati. Esatto, per cui andare il giusto, no? In questa fase occorre fare questo, perché tutti voi andrete a raccontare, e me lo auguro se penserete che sia giusto, dare informazioni su informazioni, alla lunga funziona. Se invece pretendi, se pensate che l'unica cosa che conta siano i voti, allora ci teniamo i 42 milioni di euro dei rimborsi elettorali, ci ungiamo qualche direttore del giornale così ci fa gli articoli buoni, ci compriamo la pagina Repubblica a 100.000 euro. Lo capite la coerenza come paga alla fine? Lo so che tu ti sentirai frustrato perché avrai a che fare con disinformati, lo so, pure noi. Con persone che ti dicono tu sei fascista perché gliel'hanno detto, con persone che dicono ma è vero che volete dare fuoco al Parlamento, non è assolutamente vero. A me hanno scritto, a me i giornali hanno scritto che volevo sfondare la porta della Commissione Affari Costituzionali con il busto di Giolitti, una cosa vergognosa, non era affatto Giolitti, non era affatto Giolitti.
ti devo fare un'altra domanda scomoda, tra l'altro il cognome è Gasparri. Sta ridotto così a fare le domande coraggio. Espulsioni, il metodo, cosa ne pensi? Perché allora come ti chiami? Salvatore, innanzitutto il movimento non è solo internet, oggi stiamo io e te qua a parlare insieme a Massimo, cioè non è solo internet, basta che partecipi quando vi vedete noi voi qui. Noi ci siamo tutti i mercoledì, ci siamo qui a Rosalupi, tempo, e ci vediamo a Montelupo, ci vediamo nel Castello. Nel senso, il movimento non è solo internet, è un'altra informazione che ti fa credere alla TV che noi siamo solo smanettatori, sfigati dietro un computer tutti i giorni, siamo fatti in carne e ossa, noi, mica la Santa Anche. Capisci? Però quanti anni c'hai? 60? Allora, mio padre c'ha qualche anno in più di te, eppure si è imparato, ora gestisce una pagina Facebook. Come lo sai? Come conosci? È una roba allucinante, cioè è il miracolo. Mia madre sta con l'iPad. Mia madre, che non sa, mi dice, ma accendi il cellulare. E c'aveva il Nokia 3220. Allora, c'è qualcuno cortesemente che la prossima settimana si prende come incarico spiegarti come funziona internet, che non ci vuole niente? Però pure tu devi averci voglia di imparare. Noi non abbiamo mai il tempo di dire, mi fermo e penso a cos'è i 5 Stelle e quando è nato. Qui i ragazzi di Empoli hanno preso un consigliere, Massimo, e poi Gabriele. Gabriele, tra l'altro, prendo spunto per farlo vedere anche. Perché è basso, non è già, colpa sua. È già in piedi. Come ha preso poi nel senso?